Buongiorno a tutti, non posso essere collegato proprio perché con questo momento si stanno svolgendo i voti nella sede di Strasburgo del Parlamento europeo sulla politica agricola comune. Ma è importante questa vostra riflessione di oggi sulla strategia regionale del Veneto, perché siamo proprio nel vivo dell'approvazione da parte del Parlamento della nuova politica agricola comunitaria, politica agricola che inizierà, come sapete, dal 1 gennaio 2023 e sarà contraddistinta certamente da grandi innovazioni sul tema del Green Deal, del Farm to Fork, di quelli che sono i nuovi indirizzi che l'Unione Europea ci ha dato. Naturalmente vogliamo che questi indirizzi siano commisurati a quella dimensione economica e sociale che le nostre imprese agricole devono sempre salvaguardare, altrimenti quella spinta ambientale, se non è equilibrata da una spinta economica e sociale, rischia poi di mettere in difficoltà i nostri agricoltori. Ma un passo importante, mi fa piacere dirlo subito, è venuto proprio dal voto sul Next Generation EU per lo sviluppo rurale, questo importante pacchetto che abbiamo approvato praticamente all'unanimità, senza nessun voto contrario, solo due astenuti, in Commissione Agricoltura, che ci ha portato 8 miliardi di euro dal Next Generation EU per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, che sommati ai 2,6 stanziati dalla Commissione ci danno un pacchetto importante di 10 miliardi, di oltre 10 miliardi di euro, che per l'Italia fanno 1 miliardo e 2, che saranno disponibili da subito, dal 1 gennaio 2021, per i piani di sviluppo rurale 2021-2022, quindi con la vecchia PAC, con l'attuale politica agricola comune. Fondi che andranno a sostenere gli investimenti, che andranno a sostenere i giovani agricoltori, che andranno ad accompagnare gli agricoltori proprio per un'agricoltura più moderna, più forte, più digitalizzata, più capace di affrontare le sfide della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. Importanti quindi le novità che vengono da Bruxelles. Ora naturalmente dovremo, insieme a Blasi, che credo sia presente, Giuseppe Blasi del Ministero, incominciare a riflettere su quello che sarà un po' l'applicazione di queste norme a livello nazionale, e quindi bene che se ne incominci a discutere oggi in Veneto. Buon lavoro a tutti e un arrivederci a presto da Paolo De Castro.